determined to be the best. I just gotta. Bene, buonasera ai nostri ascoltatori, vi parla Ugo Lombardi e Antonella Intranò, da Science Web Network, collaborati da Rosario Moreno e da Massimo Bonella. Stasera abbiamo un ospite illustre, abbiamo Giorgio Bongiovanni, noto contattista, con il quale affronteremo un argomento molto importante, cioè quello che riguarda il morbo di Harbar, ovvero l'inquinamento neuronale degli esseri umani. Su questo argomento ci sono diverse teorie e anche ipotesi diciamo degenerative, ma diamo subito la parola e salutiamo Giorgio Bongiovanni, che ci parlerà. Intanto passiamo a Massimo Bonella, poi ci presenterà Giorgio Bongiovanni, con cui affronteremo questo importante argomento. Buonasera a tutti e spasso la parola a Massimo Bonella. Sì, grazie Ugo. Ciao Ugo, saluto tutti quanti e i nostri naturalmente ascoltatori. Ecco, vi parlo da fuori pianeta oggi TV, da una località che non vi diciamo. Ho raggiunto Giorgio Bongiovanni, che è direttore di Antimafia 2000, che ha seguito tutta la vicenda di Giulietto Chiesa, che come sapete è stato fermato, arrestato in Estonia in occasione di una conferenza. È un atto abbastanza grave questo. Ne parliamo qui adesso con Giorgio Bongiovanni, perché gli chiedo subito un suo commento su quello che è successo l'altra sera a Giulietto Chiesa. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora sì, rispondo subito. È stato praticamente arrestato Giulietto Chiesa, noto giornalista e anche nostro amico, abbiamo l'onore di conoscerlo personalmente, e per la seguente motivazione: e nessuna motivazione. La motivazione è nessuna motivazione, quindi un intervento nazifascista in un paese tra virgolette democraticissimo, che fa parte dell'Unione Europea, viene arrestato per nessun motivo logico e razionale un cittadino dell'Unione Europea, italiano, con passaporto italiano, giornalista e intellettuale, quindi una persona nota per le sue conferenze pubbliche, trasmissioni televisive. Gli è stato impedito di esprimere la propria opinione, un'opinione che, per quanto discutibile, non da noi anche nelle opinioni condividiamo spesso la linea politica di Giulietto Chiesa, che oltre ad essere un giornalista è stato e anche di fatto un politico, quindi parlamentare dell'Unione Europea, già è stato, e anche leader di un movimento politico alternativo. Quindi una persona che va in un paese membro dell'Unione Europea e viene arrestata prima che possa fare la sua conferenza, e il tema era: Russia amica dell'Unione Europea o no? Tema attualissimo, dove ognuno ha le sue opinioni, la maggioranza, la stragrande maggioranza è anti-Russia, e ci sono elementi importanti, personaggi importanti come Giulietto, che sono invece, la vedono in un modo diverso, vedono che la Russia ha dei diritti e che la politica internazionale, l'Occidente, sta attuando una politica imperialista, in realtà mira a delle forze militari, a cerchiare la Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Un argomento che non c'entra niente con il motivo della discussione di oggi, però viene arrestato perché sicuramente i servizi segreti, quindi di quel governo, di quel paese, hanno captato che Giulietto poteva sensibilizzare l'opinione pubblica di Tallinn, della capitale, e magari farla riflettere sulla gravissima situazione dell'Ucraina,
e quindi della crisi che c'è nell'est europea intorno alla Russia. E allora sono arrivati quattro, io li chiamo squadristi, perché si sono presentati praticamente hanno fatto irruzione, quasi irruzione, nella stanza privata di Giulietto Chiesa, violando la privacy, ordinandogli di fare la valigia immediatamente e seguire loro in carcere, perché si dice camera di sicurezza, ma in realtà l'hanno portato nel commissariato dove ci sono le celle, quelle dei delinquenti, quelle quando arrestano gli spacciatori, i latruncoli, i rapinatori, e l'hanno messo lì dentro. Non c'era lenzuolo, c'era una tavola di legno dove si poteva riposare, cioè sedere, una tazza per il bagno tipo quella turca, non so se c'era nemmeno un lavandino, asciugamani, niente. Questa persona, che non è giovane, anche se porta benissimo i suoi anni, l'hanno fatta rimanere, se non ricordo male, intorno a 4-5 ore in questa cella, in questo carcere, privo di contatto e di anche situazioni dove si poteva rifocillare, lavarsi, mangiare, niente, buttato lì dentro come se fosse stato un delinquente comune. Questa è una situazione gravissima. A mio giudizio si tratta di un'intimidazione, di un messaggio, tutto ha un messaggio, che l'hanno preso, che l'hanno portato in questa cella, che gli hanno detto che sarebbe rimasto fino a 24 ore lì dentro. Quindi io non lo so se poi avrebbero provveduto a cibo, doccia, eccetera, forse l'avrebbero lasciato lì 72 ore a marcire. E quindi per me io ripeto, non voglio esagerare, però il segno che c'è stato per me è un segno da Europa ormai orientata verso il nazifascismo, a dittatura, e dobbiamo essere proni a seguire la linea politica che viene ovviamente dagli Stati Uniti, e quindi non possiamo più dissentire. Il messaggio è: state attenti a quello che fate, vi seguiamo, siete attenzionati. Grazie, devo dire, all'intervento provvidenziale del nostro ambasciatore italiano, finalmente l'Italia si è riuscita a liberare subito Giulietto Chiesa, ha fatto sentire la sua voce, la Farnesina è intervenuta subito, ha mandato l'ambasciatore, invece di rimanere 72 ore, Giulietto è rimasto solo, tra virgolette, perché io, immaginatevi voi, venite arrestati e vi mettono in una cella di sicurezza dove non c'è niente, una tavolozza, ti dicono: guardi, forse potrà rimanere 2 giorni qua, non lo sappiamo, vi può prendere anche un infarto se non siete abituati, come non lo siete, essendo persone oneste e che non conoscete nessun tipo di delinquenza. Quindi questo per me è un'intimidazione, questo è il mio parere. Infatti scusami cara, io infatti ho scritto un editoriale per Antimafia 2000, l'Europa nazifascista. Sì, insomma, abbiamo letto, ci auguriamo sia stato letto anche dai nostri ascoltatori. Approfitto di quello che dici, Giorgio, per informare appunto che intorno alle 19 avremo modo di parlare con Margherita Furlan, della redazione di Pandora TV, stretta collaboratrice di Giulietto Chiesa, che appunto ci informerà sugli ultimi sviluppi, perché poi per fortuna Giulietto è stato rilasciato, adesso è tranquillamente a svolgere il suo lavoro, le sue tante attività, quindi. Però è giusto dare risonanza ad una notizia che è stata passata Aspetta. quasi nessuno se ne è accorto, insomma, con una tale rapidità che pare non sia accaduto nulla sostanzialmente. Comunque, ripeto, più tardi avremo modo di approfondire con Margherita Furlan. Inoltre, vi voglio informare che potete partecipare attivamente alla nostra trasmissione rivolgendo le vostre domande a Giorgio Bongiovanni. Potete chiamarlo 0422 1626 622. Le vostre telefonate verranno mandate in diretta. Però ecco, Giorgio, adesso
possiamo entrare un po' nel merito di quello che è l'argomento della nostra trasmissione, l'ARBAR. Lupus in fabula. Ecco, esattamente. Perché solo con una spiegazione riferita ad un morbo, come dicevamo prima, che colpisce le cellule nervose, potrebbe favorire un atteggiamento e un comportamento come quello ora descritto da te, Giorgio. E c'è una spiegazione che non c'è, un comportamento che non esiste, un'aggressione gratuita, è solo un impazzimento delle cellule, come quello descritto in questo morbo, potrebbe magari dare una spiegazione, come dicevi, per una spiegazione che non c'è. Questo morbo, di cui vogliamo affrontare un po' più da vicino gli aspetti anche chimici, neurologici, eccetera, come si manifesta e come può essere meglio definito secondo te? Allora, intanto la parola è una parola che hanno dato questi esseri di luce che ci contattano. Questa parola è stata definita così da Eugenio Siragusa negli anni 70, e poi questi esseri mi hanno confermato e approfondito a me personalmente nei miei contatti che parola vera era, e c'è stato, diciamo, un approfondimento dal messaggio originale e preciso che arrivò attraverso Eugenio Siragusa, che, come sapete tutti, è stata la mia guida, il mio maestro d'infanzia e di giovinezza, quello che mi ha tracciato la mia strada spirituale. E il morbo di Arbar, in sostanza, è un po' complesso, quindi mi scuserete se farò degli esempi pratici in modo che mi potete capire. Eventualmente il dottore Ugo, nel campo medico, potrà lui stesso, se vuole, usare dei termini più appropriati. Io sarò un pochino più semplice, però alla portata di tutti, in modo che tutti possano capire quello che dico. Il morbo è purtroppo quindi difficile da essere sondato da apparecchi tecnici comuni, medici, è mezzo materiale e mezzo psichico. Noi non abbiamo macchine sulla Terra che possono, perlomeno da quello che so, il dottore mi corregge eventualmente, che possono sondare lo stadio psichico del nostro cervello, lo stato psichico della nostra anima. Ci sono delle macchine in via di sperimentazione usate da sempre personaggi che si dedicano alla medicina alternativa, quella non riconosciuta dalla medicina ufficiale, quindi sono tutte teorie e ricerche. La medicina ufficiale non ha macchine in grado di poter filmare, registrare, sondare lo stadio psichico del cervello umano, perché il cervello umano è dotato di cellule dei neuroni, ma i neuroni non sono solamente delle entità, se così le vogliamo chiamare, dal punto di vista materiale, cioè c'è un'energia all'interno delle cellule neuronali che è quella che noi chiamiamo energia psichica. Questa energia psichica che ci permette di vivere, di stare in piedi, di sorreggerci, di pensare, è la vera natura vivente che ci permette l'esistenza, perché proviene dai mondi spirituali, proviene dallo spirito, quell'entità che purtroppo la medicina non riconosce. Quindi all'interno dei neuroni, che sono quelli, mi sembra, e il dottore mi corregga, che permettono al cervello di pensare, di sondare, di sensibilizzare, insomma sono la sostanza vivente del nostro cervello, si scatena una energia, una forza che proviene da questo morbo, da questo germe, che è un germe intelligente ed è in parte psichico. Come si
coltiva o si crea questo germe? Si crea dalle azioni negative che l'uomo pone in essere e dall'inquinamento esterno dell'ambiente e inquinamento interno, cioè del cibo, dell'alimentazione che noi facciamo, e si alimenta del pensiero umano. Sembra assurdo, pazzesco, anche per i laici razionali, anche ridicolo, ma è così. Se io penso di, nei miei pensieri c'è violenza, odio, sopraffazione, eccetera eccetera, questo morbo si scatena, si sviluppa e mi aggredisce. Ora il problema è come controllarlo. Si può controllare, mi dicevano gli extraterrestri, con l'esatto inverso. Se noi non siamo preda totale dell'arbara, lo possiamo controllare, ma se noi siamo ormai, diciamo, i nostri neuroni sono completamente invasi da questo morbo, purtroppo non c'è niente da fare. Ecco perché accadono questi omicidi assurdi. La mamma uccide il figlio, ammesso e non concesso, facendo esempi pratici di questo in Sicilia, nella mia terra, di questa mamma che è sotto accusa in carcere, ripeto, ammesso e non concesso, la presunzione di innocenza la dobbiamo sempre mettere in evidenza, ma ammesso e non concesso che sia stata lei, è un atto contro natura che una madre uccide il proprio figliolo. E già quando lo fa il padre è già un atto contro natura, però è un atto, diciamo, dal punto di vista razionale, che può esistere che il padre si scateni. Non è colui che ha tenuto nel suo grembo la sua carne per 9 mesi. Siamo soggetti, io sono padre, esterni, per quanto il mio seme ha creato, parte del mio seme ha creato il mio figlio, ma non l'ho tenuto dentro questa creatura, la mamma, non l'ho allattato, cioè non c'è la sintonia non solo cerebrale, umana, cioè è la mia carne che io uccido. Quindi è come anche poi avviene anche il suicidio a volte. Quindi questo che significa? Che c'è qualche cosa nel cervello che non va. Ora, siccome il cervello è lo strumento diretto in contatto con lo spirito, noi che crediamo nella vita imponderabile, e pensiamo Giorgio? Pronto? Che stanno cercando. Mi senti? Sì, ora sì. Ci sono scienziati negli Stati Uniti che stanno cercando di capire perché c'è l'impazzimento delle cellule, ma non sono lontani dallo stabilire che il cervello è in contatto con l'anima nostra. Quindi il problema è molto grave. C'è un altro fattore ancora, e questo è l'approfondimento che sto dando all'arbar. Questo morbo, che spacca di fatto i neuroni del cervello, li altera, e permette inoltre, attraverso la ghiandola pineale, a causa dell'alterazione gravissima, permette l'entrata nel nostro corpo e nella nostra anima di entità diaboliche. Quindi è un cancro, una cosa veramente nefasta. Quindi non solo tu da solo impazzisci e hai istinto di uccidere e di uccidere te stesso, ma pure permette l'espansione della ghiandola pineale e l'entrata facile, tranquilla, di entità diaboliche che vogliono servirsi di te per compiere i loro atti nefasti. Quindi tu ti trovi con l'arbar e poi anche posseduto. Questo è un altro tema che è lontano dalla scienza medica, non esiste proprio. Ancora oggi i casi straordinari di esorcismo, veramente di esorcisti che hanno liberato delle persone
possedute dal demonio, non riescono a spiegare come mai quel posseduto volava, spostava gli oggetti, si sollevava da terra, girava la testa intorno al collo senza morire, aveva poteri paranormali. Non lo spiegano come un atto cerebrale, come una questione psichiatrica, invece esiste l'esorcismo. Quindi purtroppo dobbiamo stare attenti tutti, ce l'abbiamo tutti l'arbar, perché non dipende da noi. Il cervello è inquinato, in sostanza, caro dottore, il nostro cervello è inquinato. Se noi viviamo in una società dove respiriamo anidride carbonica fuori dai limiti, le acque sono tutte inquinate, il cibo è tutto adulterato, no? Non possiamo dare la colpa a noi stessi, semmai dobbiamo dare la colpa a noi stessi che abbiamo combinato questo caos nel medio ambiente. Quindi il cervello, i neuroni impazziscono con quei parametri però che vi ho dato. Ecco, questo in sintesi. Se avete qualche domanda, sono a disposizione. No, volevo aggiungere, Giorgio, esattamente quello che dicevi, cioè la ghiandola pineale è l'organo, detta anche ghiandola pituitaria, è l'organo più colpito, perché si sta cercando di capire come e perché questo inquinamento cui tu facevi riferimento possa determinare un'alterazione del comportamento dell'essere umano. E andando molto per il non molto per il sottile, quindi in maniera molto semplice, se la sostanza importante è lo zolfo e i solfati, è importante anche ricordare che il ritmo circadiano, cioè la presenza del giorno e della notte che abbiamo quindi su questa terra, sono importanti perché funzionano, perché la luce del sole consente la produzione dallo zolfo del solfato, e la luce, la mancanza di luce, quindi la notte, produce la melatonina. Soltanto due cose voglio dire: queste due sostanze insieme, prodotte normalmente, consentono una liberazione durante il sonno delle sostanze tossiche tu cui facevi riferimento. Ma se ci sono delle alterazioni della produzione del paransolfato, che poi partecipa con altre sostanze dette lisosomi, vabbè, inutile che ci addentriamo, alla pulizia delle cellule, è chiaro che avremo, come negli autistici e come negli Stati Uniti, dove hanno un aumento notevole del numero dei malati di malattie autoimmunitarie oltre che neurologiche, sì. E qui facciamo riferimento all'autismo, esatto. Si è visto che c'è una carenza di questa produzione, perché c'è un inquinamento da metalli, soprattutto l'alluminio e il bromuro, tanto per intenderci, quelli che vengono usati come adiuvanti nei vaccini o anche nelle sostanze che vengono usate per irrorare i campi, per esempio quelli di OGM, cui Antonella è molto affezionata. Quindi questo inquinamento, l'energia, le radiazioni, che non scherzo, e le radiazioni, sì, questo è un aspetto a cui tu hai fatto riferimento. Sicuramente ci sono le radiazioni, tant'è vero che giorni fa abbiamo parlato delle scie chimiche e i ragazzi con cui abbiamo parlato dicevano che sul terreno c'è un'alta concentrazione di sostanze a base di alluminio, di bromo, eccetera, bario. A bario, eccetera, e quindi tutte sostanze inquinanti che, esattamente come tu cui tu facevi riferimento, sono sostanze che impediscono l'ottimo funzionamento, il normale funzionamento della ghiandola pituitaria, e questo crea praticamente problemi di coordinamento. C'è una mancanza della funzione della melatonina, e quindi si è visto che all'interno del cervello c'è un aumento della sostanza inquinante e l'incapacità di liberarsi delle sostanze tossiche. Questo è un tentativo che la scienza, chi si interessa di questi argomenti, sta cercando di dare in maniera una risposta scientifica a quello che tu hai accennato. Ma come dicevi bene, credo in maniera esatta, la scienza è molto lontana dal dare una corrispondenza, un collegamento fra lo spirito e quello che accade, quindi alle cellule nervose. Sembra che sia esattamente così, ma finché si dà una spiegazione scientifica e finché si arriva a provarlo, ce ne vuole. Questo è quello che dice chi si interessa di queste cose, insomma. Tant'è vero che molti bambini autistici sono in aumento, come esattamente dicevi tu, proprio perché c'è un inquinamento da metallo, e l'alluminio è una delle sostanze più tossiche che ci siano in giro dopo quelle radioattive. Esatto. Quindi la cura
La domanda è la cura. La cura, esatto. C'è una cura, assolutamente. Ed è tanto semplice e meravigliosa quanto, quasi ironicamente, nel senso più buono della parola, banale. La cura è l'amore. E imporci, in questo caso, in una situazione estrema di malattia, quindi quando tu sei in una situazione grave, sei un paziente ammalato terminale, tu va bene, è bello fare le cose spontaneamente, senza imposizione, ma qui siamo in una situazione grave, quindi ti devi imporre, se non ce l'hai, se non ti viene spontaneo, di fare le buone azioni, te lo imponi, e quindi amare il prossimo, dedicarsi al volontariato, dedicarsi a chi soffre, condividere le cause giuste, lottare per, appunto, contro l'inquinamento, contro la guerra, per il rispetto l'uno dell'altro, quello che per noi cristiani, io uso la parola cristiani con il rispetto di tutti gli ascoltatori che magari ci sono laici, non credenti, musulmani, buddisti, per liberarsi dall'albero uno non deve essere per forza cristiano, deve mettere in pratica azioni dell'amore cristico, dell'amore di Buddha, dell'amore di tutti i maestri che vi sembrano, che voi seguite, di tutte le religioni che voi seguite, ma è la cura e l'azione. Quindi nel momento in cui io durante la giornata, se mi viene spontaneo, viva Dio, e sei fortunato perché ce l'hai dentro. Se non ti viene spontaneo, quindi ognuno sa quando si sente di esprimersi, di amare, lo sa benissimo che se si guarda nello specchio non è che puoi mentire a te stesso, tu sai se sei timido, se sei rigido, se sei freddo, se sei passionale, tu e Dio lo sapete, quindi te lo imponi e dici: Giorgio, tu da domani devi mettere in pratica l'amore, devi farti più amici possibili, devi partecipare a tutte quelle associazioni che si dedicano alle cose belle, devi esaltare la vita, i figli, la famiglia, concetti politici, tra virgolette, della solidarietà, del bene comune. Ecco, questo che cosa fa? E soprattutto l'esaltazione, nel senso vero della parola, l'esaltazione alla giustizia. La giustizia soprattutto per gli altri, meno che per te stesso, se sei cristiano. Noi cristiani, ogni tanto perdiamo la voce. C'è Giorgio? Stato dato l'ora adesso? Pronto? Sì, va bene. Come noi cristiani ci è stato imposto, ordinato da Cristo, di non cercare mai la giustizia per te stesso, ma sempre per gli altri. Per te stesso accetta la sofferenza e lascia tutto nelle mani di Dio. Invece per gli altri addirittura Cristo ci chiede un Vangelo di azione, anche violento, nel senso più bello della parola, non violento di fare del male, violento nell'azione. Ricordatevi che Cristo per sé si fece arrestare, torturare e uccidere, ma per gli altri e la giustizia prese le corde e usò la violenza, in quel caso anche fisica, prese a legnate i mercanti del tempio, ferendo persone con la sua corda e con la sua rabbia. Quindi quello è un atto di giustizia per gli altri, mentre per se stesso Cristo si fece arrestare, si fece processare e si fece condannare a morte. Quindi tutte queste azioni, anche nel nostro piccolo, perché non è che le azioni noi dobbiamo pensare in grande: voglio diventare un magistrato, voglio diventare ministro, voglio diventare... No, nella nostra vita routinaria, nella nostra vita quotidiana, dobbiamo pensare positivo, cioè mettere in atto le azioni positive. Questo che cosa fa? Questa cura cosa, come agisce sull'arbare? Che lo addormenta, è come una dose di morfina che tu, o di oppio che introduci dentro il morbo di arbar, e quello là dorme, è ubriaco oppure addirittura dorme e non fa nessuna azione contro di te, anche se sei soggetto positivo, cioè portatore sano. Io che vi sto parlando, a me lo hanno detto
gli esseri di luce, quindi ci credo per fede. E mi hanno detto: guarda, che anche tu hai l'arba, caro fratello, dentro la tua testa. Solo che grazie ai nostri consigli, durante la vita quotidiana, tu dedichi la tua vita all'azione positiva. Quindi tu ce l'hai addormentato. Non agisce contro di te, ma ricordati, mi hanno detto i miei fratelli superiori, quando hai atteggiamenti violenti e non sono giustificati da una causa maggiore, sono dei piccoli gesti di Arbar che il morbo tenta di risvegliare in te, ma poi grazie a Dio, con la preghiera, con i segni che porti, con l'azione, lo riaddormenti. Quindi questo per me è stato non mi sono vergognato affatto, li ho ringraziati perché mi hanno fatto prendere coscienza che anche io non sono immune. Quindi il lavoro, cari amici e fratelli, deve essere costante. Non bisogna addormentarsi. Poi quando diventiamo frustrati, quando siamo vittime che ci manca qualcosa, che tutto il mondo ce l'ha con noi, che non siamo amati, non siamo valorizzati, attenzione, perché questa è un'arma a doppio taglio, perché lui, cioè l'arba, ti può far scatenare dentro di te la violenza contro tutti e contro te stesso, soprattutto quando noi facciamo le vittime di frustrazione, e lui è pronto a fare scatenare in te il concetto falso, bugiardo, che tu per porre fine a questo status di persecuzione o di mancanza d'amore o di ingiustizia nei tuoi riguardi, ti spinge a usare violenza soprattutto con le persone che tu ami di più. Infatti, i genitori che uccidono la moglie, ogni giorno in Italia ce n'è una, ogni giorno, tutti i giorni. L'altro giorno ad Ancona, vicino a casa mia, una persona si è alzata, è andata dalla moglie di mattina freddamente, l'ha uccisa a coltellate, ha ammazzato il suo figlioletto e poi si è sparato sulla testa. Perché? Perché era frustrato, era geloso, la moglie non gli voleva più bene, eccetera. Quindi l'arbar ti dice: lì è l'ingiustizia, poni fine a questa ingiustizia e ti liberi. Questo è il messaggio ingannatore e demoniaco. Come anche questa signora di Agrigento, di Ragusa, che ha ucciso, probabilmente ancora ci sono indagini in corso, il bambino, perché lei proveniva da un'infanzia, da una vita sostanzialmente sempre priva d'affetto, d'amore, di frustrazione. Quindi lui, l'Arbar, è un essere diabolico ed è il nemico numero uno che in questo momento ha l'umanità. Numero uno, perché attenzione, attenzione, i nostri potenti ce l'hanno anche loro. Quindi quando a qualcuno di questi gli può venire nella testa di premere il bottone, il famoso bottone nucleare, e lì poi che facciamo? Non possiamo tornare più indietro. Ecco perché siamo nei tempi veramente apocalittici. E la scienza non ha voluto prendere provvedimenti, perché io so, non ho le prove, ma io so, come diceva Pasolini, che questi esseri hanno contattato degli scienziati dando le prove, dottore, scientifiche di questo morbo, ma l'hanno preso e l'hanno messo nel cassetto, secondo me. Senti Giorgio, ma da dove proviene questa, hai detto prima diabolico, eccetera, ma diciamo la l'eziologia, da dove viene questo morbo? Giorgio? Sì, mi senti? Scusa Giorgio, ci sono le volte, dei momenti in cui la tua voce non arriva, ecco perché. Adesso mi senti? Sì, un po' a tratti, ma ti sentiamo. Ripeto? Sì, grazie Giorgio, per favore. Prego. Allora, il morbo di Arbar non ha provenienza, perché è un'alterazione delle cellule dei neuroni del cervello. Quindi la cellula non entra nessun virus. Il virus si crea perché la cellula viene alterata, e quindi la energia psichica cristica
che possiedono tutti i neuroni del cervello di tutti gli esseri umani, animali compresi, che viene dal sole, si altera, quindi passa da un piano positivo A a un piano negativo B. Quindi quell'energia psichica, facciamo un esempio, quell'energia psichica invece di fare avere una vibrazione dinamica in senso orario, avviene una vibrazione dinamica in senso antiorario. Quindi quell'alterazione, che io chiamo virus di Harbar o morbo di Harbar, consente al cervello purtroppo di andare in tilt e quindi quelle azioni violente. Lo spirito non ha la possibilità di correggerlo, se è uno spirito debole, se è uno spirito addirittura invaso da entità demoniache. E forse è questa la dualità che ai più sfugge, perché naturalmente quando si parla di virus si immagina qualcosa che proprio fisicamente aggredisce la cellula. Non è come l'ebola, l'influenza, l'epatite B, no, e questo sarebbe più facile, che uno cerca di trovare l'antidoto. No, esattamente. È un'alterazione delle cellule all'interno delle quali interviene, lo chiamo morbo virus, questa energia. Io lo chiamo virus perché se dico energia la gente mi guarda e si mette a ridere, perché non esiste in medicina che c'è una malattia provocata da un'energia. Che significa? Non ha senso, cioè, perché la medicina non prevede l'energia spirituale. Quindi tu dici una cosa senza senso. Ecco perché lo chiamano morbo o lo chiamano virus. Certo, però come tu giustamente dicevi, bisogna mettere in pratica delle azioni positive che diano. La cura è facile. Sì. Più facile di quanto non esattamente. Molto facile. E questo naturalmente consentirebbe poi ad ognuno di ritornare, di ritrovare quella sintonia, quella armonia che deve avere con la terra e con il sole per avere un beneficio spirituale, naturalmente. Perché probabilmente l'errore che tante volte si commette è di rimanere attaccati alle parole, cioè un virus quindi è qualcosa che vedo, che sento, che tocco. Qui parliamo di una degenerazione del comportamento dell'essere umano, degenerazione che nasce appunto dalla invasione che questo morbo mette in atto nel nostro cervello e nel nostro spirito. Perché ecco, Giorgio, devo dirti una cosa: noi domenica scorsa abbiamo partecipato alla conferenza che tu, Pier Giorgio Caria e Flavio Ciucani avete tenuto qui a Monopoli, in provincia di Bari. Sì. E devo dirti che uno dei concetti che appunto mi ha colpita maggiormente fra i tanti esposti da ognuno di voi è stata la così passività di ognuno di noi nel constatare, nel limitarsi a constatare quanto accade attorno a noi. Sembra quasi che ognuno si senta impotente. Invece, a favore dei nostri ascoltatori, desidero ricordare molto brevemente, Giorgio, un passo di un messaggio che tu hai ricevuto il 25 agosto del 96 a Porto Sant'Elpidio. In questo messaggio ti veniva appunto riferito che avete preferito, quindi noi esseri umani, rimanere scettici ai nostri richiami, avete voluto credere alle menzogne della vostra scienza medica, soprattutto siete rimasti freddi e apatici davanti alla mancanza di interventi educativi della giustizia, dei vostri tribunali, della politica, dei vostri parlamenti, della religione e delle vostre chiese. I vostri bambini e i vostri giovani sono in questo modo rimasti privi della giusta protezione e della giusta educazione su tutti e tre i piani, fisico, psichico e spirituale. Tutto questo grave a causa delle grandi lacune educative della vostra società. Ricordate, la vostra intelligenza spirito rientrerebbe nel piano animale, seconda morte o metempsicosi. Per lunghissimo tempo, se non ponete riparo a questa imperdonabile blasfemità,
avete scandalizzato i bambini, gli angioletti del Signore. Ecco Giorgio, io in questo messaggio come Giorgio? L'ho scritto io questo. Sì, questo è un messaggio che hai scritto tu, e l'hai scritto il 25 agosto del 1996. Mazza, mi sembra che l'ha scritto un altro. No, l'hai scritto proprio tu invece. E poi hai aggiunto una cosa bellissima, e qui finisco, che occorre una reazione, una protesta non violenta ma determinata, decisiva, contro i responsabili delle istituzioni scientifiche, politiche e religiose, non solo ma anche contro voi stessi, per essere rimasti apatici e freddi e per non aver saputo prevenire in questi per non aver saputo prevenire in tempo questi efferati delitti nella vostra tanto decantata Europa democratica e civile. Noi diciamo che quasi tutta la società del pianeta è ammalata spiritualmente, psichicamente e fisicamente. E solo pochi sono destinati a creare una super civiltà, e sono tutti coloro che in questo momento stanno lavorando in favore della pace, della giustizia, dell'amore e della vita sul pianeta Terra. Dai loro frutti conoscerete chi sono. Cercate e troverete. Io penso, Giorgio, correggimi tu se sbaglio. Un attimo, che Giorgio è caduto, eh? È caduta la linea da Giorgio. Accidenti. Senti, Rosario. Sì, dimmi. Lo stai richiamando? Sì, sì, sto tentando di richiamarlo. Però lo vedo che è fuori linea ancora. Ecco. Va bene, attendiamo un attimo. Comunque, questo sto richiamando è... adesso, vediamo se riusciamo a tirarlo dentro. Ecco qua, Giorgio. È arrivato. Giorgio, spero che si sia sentito tutto, insomma. Io ho letto fino alla fine. Ho sentito tutto il messaggio, eccetera. Io ti ho detto che l'avevo scritto io, tu mi hai detto di sì, e niente. Poi no, la parte finale non l'ho sentita, proprio gli ultimi 20 secondi. Ecco, nulla. Il messaggio si chiude dicendo: dai loro frutti conoscerete chi sono. Io penso che in questo messaggio, Giorgio, ci sia tutta l'essenza della malattia e della cura. È tutto spiegato qui. Tu che lo divulghi ormai dal 1993, quando Eugenio Siragusa ti ha simbolicamente passato il testimone per la diffusione dei messaggi ricevuti, che cosa hai visto cambiare in questi anni, se hai notato dei cambiamenti? C'è una maggiore recettività, c'è una maggiore voglia di capire che cosa sta accadendo, e come la gente reagisce alle tue parole, che sono sempre incisive, diciamo così? Oh, guarda, dal punto di vista spirituale per me è peggiorata la situazione, perché le persone sono nella maggioranza prese dal materialismo, dall'indifferenza, dall'egoismo, quindi la percentuale è alta negativa. Però se tu mi fai la domanda rispetto al 93, assolutamente sono convinto che c'è una ricerca maggiore, soprattutto qui in Occidente, diciamo, c'è un avvicinamento di persone alla spiritualità rispetto al passato maggiore. Quindi quel numero di cui parla simbolicamente la Bibbia sta aumentando, di anime risvegliate, elette, chiamatele come volete. E per quanto riguarda l'Arbar, la situazione è peggiorata del doppio o del triplo rispetto agli anni 90, quando Eugenio Siragusa scriveva queste cose. Il triplo, il doppio. Io mi ricordo quando Eugenio ne parlava, io ero tanto giovane, pensate, andavo ancora a scuola, quindi e quando succedeva una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, che il padre uccideva la figlia o la madre il figlio, Eugenio si scandalizzava letteralmente. Adesso succede ogni giorno, solo per parlare di questo tipo di violenze e di omicidi, ma poi l'Arbara lavora su tanti altri campi, ne abbiamo già parlato prima. Quindi la situazione è molto più grave. Siamo in piena apocalisse, e già 3 miliardi o 4 miliardi di persone l'apocalisse la vivono
in carne ed ossa, l'Ebola sta distruggendo mezza Africa, le guerre civili, le guerre, la guerra in Medio Oriente, la guerra in Siria, in Afghanistan. Ai tempi della guerra fredda, ironicamente, c'erano i due blocchi, la situazione era in un certo senso migliore di quella di oggi. Quindi risposta negativa, cara Antonella, ma positiva per quanto riguarda, diciamo, l'opera spirituale. Io devo essere onesto e riconoscere che stanno sorgendo in tutto il mondo, in questo caso, dei gruppi di persone che vogliono il cambiamento, che vogliono una società migliore, eccetera eccetera. Magari, Giorgio, la spiritualità coglie l'essere umano quando magari è un po' tardi rispetto alla sua maturità dal punto di vista fisico, organico, e quasi sempre nel ciclo, diciamo, vitale, in questa curva gaussiana che ognuno di noi affronta, si arriva in un punto, in un momento in cui bisogna comunque tirare, fare dei conti, insomma, no? Fare un po' il ragguaglio di quello che è accaduto. E magari in questo momento la riflessione consente di fare valutazioni un po' diverse, perché magari finita la vita, o magari alla fine della vita, credo che sia più facile individuare un percorso per tutti noi, anche spirituale. Tu che ne pensi? Io penso che sono d'accordo, però il problema sta, caro dottore, amico mio, nella scelta che si fa. La scelta di Totò Riina è quella che ha fatto. Adesso a 80 anni le sue riflessioni, che io ho letto nelle migliaia di pagine delle intercettazioni che gli hanno fatto i magistrati in carcere, le sue riflessioni sono quelle: forse potevo ammazzarne di più, forse potevo uccidere meglio a questo magistrato. Le sue riflessioni da saggio rimangono nella scelta violenta, criminale, diabolica che lui ha fatto quando era ragazzo. Quindi sono d'accordo con te che a un certo punto uno si chiede, però il movente sta nella scelta, perché è vero che ci sono dei pentimenti, dei cambiamenti. Un uomo che ha fatto una vita negativa per tanti anni, magari a un certo punto a 60 anni, 70 anni vuole cambiare, e questo è bello, è il ravvedimento che ci chiede Cristo, il pentimento. Però nella maggioranza dei casi, purtroppo, io ho degli esempi, noi ce l'abbiamo gli esempi con i potenti. Andreotti non è cambiato, anzi ha giustificato nelle sue memorie le scelte che ha fatto per il bene del paese. Ho detto prima, il capo della mafia non è cambiato, fa delle riflessioni ad alta voce con un detenuto comune di quattro soldi e spiega: ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Secondo me questa scelta, tutto basato sulla violenza, sull'odio, sulla sopraffazione, con discorsi anche cinici. Quindi il problema per l'essere umano sta quando decide di intraprendere il proprio cammino. Poi se la persona è coerente, e quindi è rigida, coerente nel senso di rigido, no? Coerente nelle idee, coerente con la sua posizione forte e arrogante che non vuole cambiare, la nostra società non avrà mai un cambiamento finché l'uomo saggio, adulto, non rivede, ecco, rivedere le proprie posizioni, o comunque farsi delle domande. Ecco, Giorgio, scusami, in questo momento abbiamo in collegamento anche Margherita Furlan. Allora io vi saluto, perché vi lascio adesso, poi ci sentiamo un'altra volta, va bene? Va bene, Giorgio, grazie per averci concesso già tanto tempo. Grazie, sappiamo che non ne avevi molto. Partecipazione. Ci sentiamo molto presto, Giorgio, grazie. Un caro abbraccio. Massimo, vi passo Massimo un secondo. Sì, giusto per ringraziare Giorgio Bongiovanni, noi vi ridiamo la linea a Bari per proseguire gli spazio aperto. A presto.
Grazie e speriamo di rivedere presto Giorgio con noi, perché parlare con lui è sempre molto molto importante. Introduciamo ora Margherita Furlan, come dicevo, redattrice di Pandora TV. Ciao Margherita. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Margherita. Ciao Margherita, grazie per aver accettato il nostro invito naturalmente. E, dunque Margherita, tu, come dicevo agli ascoltatori, sei una redattrice di Pandora TV e Giulietto Chiesa purtroppo è stato vittima al centro di uno spiacevolissimo episodio in questi giorni a Tallinn. Ce ne vuoi parlare? Sì, beh, innanzitutto vi porto comunque il saluto di lui stesso, di Giulietto Chiesa, e un ringraziamento perché tutti quanti gli siete stati vicino. In questo momento è arrivato a Mosca e credo che sia in televisione sul primo canale a rilasciare un'intervista. E, lui è stato fermato lunedì pomeriggio mentre era in albergo, è stato trattenuto da quattro poliziotti i quali gli hanno intimato di andare in commissariato insieme alle sue valigie, di togliersi la cravatta e di andare con la valigia con lui senza fornirgli una motivazione. Gli hanno detto che la motivazione gliel'avrebbero spiegata poi una volta arrivato al commissariato. In realtà quando sono arrivati lui è stato trattenuto in una cella di dimensioni comuni, cioè senza finestra, con la luce permanente, una cella piccola, comune a tutte quante le galere della Repubblica Estone, per 5 ore, fino a quando è intervenuto l'ambasciatore italiano, su richiesta ovviamente della Farnesina, e dopo 2 ore di trattative è stato rilasciato pur mantenendo il fermo e ha potuto dormire nell'albergo fino all'indomani, e quindi ha potuto rientrare. Rimane comunque su di lui un decreto firmato dal ministro degli interni dell'Estonia, per cui a Giulietto Chiesa è impedito l'accesso al paese dal 13 dicembre di quest'anno al 13 gennaio del 2015. A tutt'oggi non sappiamo quale sia la motivazione per cui è stato firmato questo decreto, e a tutt'oggi comunque non è stata data una risposta alla Farnesina. E in ogni caso il provvedimento amministrativo del Ministro degli Interni non era stato né discusso né tantomeno non era stato messo a conoscenza dello stesso Giulietto Chiesa, e quindi lui nel momento in cui è arrivato in aereo è andato a tenere un'intervista e poi è andato in albergo privo di qualsiasi conoscenza sull'atto che era stato emesso nei suoi confronti. E quindi di fatto lui ha subito un sequestro di persona da parte di un governo di uno Stato che fa parte, che è membro dal 2004, dal 1 gennaio del 2004 dell'Unione Europea, come siamo noi. Quindi in questo caso sono state violate da parte del governo estone tutte le norme costituzionali, europee e internazionali sui diritti umani, sul diritto dell'informazione, sul diritto di informare. Teniamo presente che Giulietto Chiesa, oltre ad essere un politico, è un noto giornalista e lui era lì per essere relatore ad una conferenza che si sarebbe tenuta alla sera. La conferenza non è stata potuta essere fatta, ovviamente, ed era stata organizzata da un'organizzazione definita dal governo estone come una ONG vicina agli interessi russi. Per questo motivo Giulietto Chiesa è stato impedito di parlare, e quindi si tratta di un arresto preventivo, e quindi si tratta ovviamente di una lesione del diritto di informazione che in questo paese vige in maniera particolare nei confronti della popolazione dell'etnia russa che vive da sempre, da secoli in questo paese. Cioè, l'Estonia è un paese che ha una popolazione di 1.800.000 abitanti, un piccolo paese di cui il 24,8% fa parte dell'etnia russa, che è in minoranza. È in minoranza, però questo non vuol dire che debba essere segregata
è maltrattata in questa maniera, addirittura arrivando ad emettere un ordine restrittivo di privazione della libertà personale, che è un diritto essenziale dell'uomo, nei confronti di un cittadino europeo, violando quindi anche il trattato di Schengen. Quindi a maggior ragione ci tenevo a dire come si è arrivati ad avere una privazione della libertà di un cittadino ed ex parlamentare europeo. Possiamo benissimo immaginarci come possono venire trattati gli altri cittadini di etnia russa nello stesso paese. Teniamo presente che Estonia è un paese da 10 anni appunto membro dell'Unione Europea, ma è anche membro della NATO. È un paese in cui la NATO opera, e ci sarà presto, a breve, una base permanente della NATO, e parliamo di un paese baltico, parliamo di un paese che quindi è al confine tra l'Europa e l'ex Unione Sovietica, la Russia. E come in tutti i paesi baltici ci sono delle difficoltà con l'etnia russa. Vale la pena ricordare che nella Lettonia, dove paese limitrofo, dove Giulietto Chiesa si è candidato al Parlamento europeo nel 2009, l'etnia russa gode di pochi diritti, tanto è vero che ha dei diritti elettorali limitati, e nel passaporto c'è scritto alien, quindi c'è una vera e propria divisione, un regime di tipo fascista che in questo momento, a causa delle tensioni internazionali che stiamo vivendo molto forti, sta crescendo. Infatti ricordiamo che Giulietto Chiesa con Pandora TV e Megachip sono senz'altro le voci fuori dal coro, nel senso che la situazione in Ucraina, della quale abbiamo perso coscienza e cognizione, cara Margherita, perché non so tu, ma io non assisto più al tam-tam quotidiano di notizie riportate appunto dall'Ucraina rispetto alla situazione politica difficilissima che si sta vivendo. Pare che si sia sopito tutto, che non ci sia più nessun problema. Sappiamo che non è così, e sappiamo anche che Giulietto Chiesa ha sempre dato un punto di vista molto molto diverso, quindi siamo rimasti davvero colpiti, profondamente colpiti da quanto è accaduto a Giulietto, non solo perché ne abbiamo una conoscenza personale, quindi questo già sarebbe sufficiente, ma soprattutto perché ci rendiamo conto di quanto in pericolo sia l'informazione oggi. Tu che sei redattrice di Pandora TV, come stai vivendo questa esperienza di TV web? Allora, una cosa che per me è importante comunicare in questo momento è che l'Ordine dei giornalisti italiani, proprio richiamandomi a quello che dicevi, cioè il pericolo che sta vivendo l'informazione italiana ed internazionale, appunto dicevo, l'Ordine dei giornalisti italiani non si è ancora espresso in riferimento a quanto è accaduto a Giulietto Chiesa. Quindi parliamo di un giornalista noto internazionalmente, non solamente a livello nazionale. E non c'è a tutt'oggi una dichiarazione da parte dell'Ordine dei giornalisti italiani di tutela. Non solo, non c'è neanche una nota da parte della signora Mogherini, non c'è una nota del governo, non c'è nulla a livello istituzionale, e questo è molto ma molto grave. C'è però da dire una cosa positiva: qualche parlamentare si è mosso. Sono state fatte delle interpellanze parlamentari al Senato dalla senatrice De Pin, che fa parte del gruppo misto, alla Camera da parte dell'onorevole Gianni Melilla, che fa parte di SEL, però il ministro degli esteri Gentiloni non ha risposto in riferimento all'arresto di Giulietto Chiesa. Per quanto riguarda poi l'Europarlamento, Bruxelles, abbiamo un'interrogazione alla Commissione di Matteo Salvini e di un gruppo di parlamentari che fa parte della lista Tsipras e del Movimento 5 Stelle. Per il resto, al momento, tutto tace, e questo è un fatto molto importante, tant'è che adesso ci stiamo interrogando su cosa fare noi, perché visto che gli altri tacciono, dobbiamo parlare noi, dobbiamo soprattutto portare l'attenzione della gente il fatto che
il giornalismo in Italia probabilmente non esiste più, se addirittura siamo arrivati al punto di non che l'organo competente della tutela dei giornalisti non difende, non protegge uno dei suoi membri, uno dei suoi portavoce. E questo è un dato molto, molto importante. Quindi adesso stiamo pensando, oggi è una giornata che noi abbiamo dedicato a pensare a cosa poter fare per il diritto all'informazione. Sicuramente questa sarà una battaglia che porteremo avanti ancora, in maniera ancora più forte da oggi in avanti, e in attesa del rientro di Giulietto, che avverrà sabato. Ci organizzeremo comunque per fare o qualche conferenza stampa o qualche manifestazione nei prossimi giorni. Dopodiché la battaglia principale comunque che porterà avanti Pandora e Giulietto Chiesa sarà proprio il diritto all'informazione, alla comunicazione, oltre ai diritti umani, che in questo momento stanno rischiando di essere, non dico cancellati, ma comunque di essere privi della tutela che avevamo prima nella stessa Unione Europea. Ecco, infatti questo è l'obiettivo che principalmente ritengo Pandora TV e Megachip si siano dati nel momento in cui si sono istituiti sostanzialmente. Per cui noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire, ripeto, il sito di Megachip e Pandora TV, perché Margherita, torno a ripetere, l'informazione è in pericolo, ma soprattutto è oscurata. Non riceviamo più informazioni dall'Ucraina da tempo svariato oramai, non sappiamo più che piega abbia preso la situazione. Noi ci auguriamo di poterne parlare con Giulietto quanto prima, di poterlo avere con te ospite nella nostra trasmissione, naturalmente. Però, se ti interrompo, non riceviamo informazioni sull'Ucraina per un motivo anche molto semplice, che non c'è più un giornalismo vero e proprio, non ci sono giornalisti informati sui fatti che sanno darci le notizie. Esiste un giornalismo venduto, esiste un'informazione venduta, ed è per questo che non sappiamo nulla di quello che succede intorno a noi. Ed è per questo che un ordine dei giornalisti italiano non si permette di difendere un giornalista che ha il coraggio di esprimere la propria opinione, semplicemente per questo. Il giornalismo in Italia probabilmente non esiste più, oppure è molto limitato. Strumentalizzato e strumentale. Quello che sta succedendo in Ucraina è una situazione molto difficile da interpretare, e i giornalisti che abbiamo nei vari canali televisivi non hanno una preparazione culturalmente adeguata per poter interpretare quello che sta effettivamente succedendo, perché c'è una guerra in corso che non è ben spiegabile se non si ha una preparazione, se non si vive lì. Se non si danno le notizie al posto, non è così semplice, perché ci sono infiltrazioni da ogni dove, quindi è difficile capire l'evolversi della situazione. Ci sono notizie che veramente nessuno ha dato, se non qualche agenzia di stampa. E soprattutto, poi adesso c'è un'altra cosa da dire, che l'informazione si sta spostando anche dal punto di vista economico, perché il rublo ieri è crollato definitivamente. Questa è una notizia molto pericolosa, perché ovviamente dal punto di vista geopolitico siamo di fronte ad un'egemonia sempre più importante dell'Occidente e un annichilimento dell'Oriente. Venerdì scorso Pandora TV ha organizzato un convegno a Roma in una sala parlamentare chiamato Global Warning, cioè pericolo della terza guerra mondiale. C'erano presenti degli esponenti russi, tra i relatori c'era il consigliere economico di Putin, c'era anche il vicepresidente di Rosneft, che è l'azienda petrolifera principale moscovita, ma c'erano anche dei relatori provenienti dagli Stati Uniti d'America, da Londra, dal Brasile, dall'Asia, quindi dalla Svizzera, dal Libano, quindi c'erano dei relatori internazionali. Tutti quanti sono stati concordi nel dire che stiamo vivendo un periodo in cui veramente siamo in forte rischio di guerra, perché c'è una predominanza dei valori occidentali
mi ha colpito molto il fatto che i relatori russi hanno detto: noi stiamo vivendo una situazione molto brutta, ci state facendo morire, ci state facendo soffocare, questo è il termine che è stato usato, lentamente, ed è stato utilizzato questo termine in pubblico alla Camera dei Deputati, quindi un termine molto forte, sappiate che però noi ci difenderemo, però siccome siamo a favore della vita, se dobbiamo patteggiare, patteggiamo, ma noi non ci fermiamo e ci difendiamo. Questi termini mi hanno molto colpita, io non sono a favore né di uno schieramento né dell'altro, personalmente mi ritengo a favore della pace, chiunque faccia guerra non condivide i miei principi, non sono comunque tenuti a condividerli, però penso che questa frase sia stata usata per dire: adesso basta, sono anni che venite a cercare di comandare da noi, come avete cercato di fare in Libia, in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Iran, eccetera, non vi permettiamo di arrivare anche da noi, perché abbiamo una cultura e un popolo da rispettare che si sta risvegliando. Margherita, in che misura secondo lei ha partecipato a questa, mi riferisco alla vicenda di Giulietto Chiesa, in che misura ha partecipato l'ordine dei giornalisti estone a questa vicenda? Non lo so, però di sicuro l'ordine dei giornalisti italiano è stato assolutamente in silenzio, e questo è un dato molto importante per l'informazione, per il diritto all'informazione che abbiamo noi. Sono sicura che a Vespa non sarebbe successo niente di tutto questo. Vabbè, questo è poco ma è sicuro, è indiscutibile questo dato. Va bene Margherita, noi ti liberiamo perché sappiamo che appunto stai seguendo una serie di avvenimenti che riguardano proprio questo fattaccio accaduto a Giulietto lunedì. Ti ringraziamo comunque per aver accettato il nostro invito e averci informato su quello che è accaduto. Speriamo di poter ricevere altri aggiornamenti. Certo, al più presto. Benissimo. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Buona serata. Salutaci Giulietto, naturalmente. Ciao. 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 Bene, insomma, io direi che sì. Difficile. Sì, difficile. Difficile anche da recepire, perché insomma, il paese membro della Comunità Europea che fa queste cose, insomma. Ma perché viviamo in Europa, che l'Europa è nazifascista, non è un'Europa democratica. Ma è un'Europa di teorica, ma praticamente assolutamente perché no. Perché non la vedo così democratica questa Europa, personalmente. Non è l'Europa che Altiero Spinelli voleva, insomma. Come dici, Rosario? Non è un'Europa che si voleva questa qui. No, sicuramente a noi era stata venduta in un'altra maniera. Per questo siamo stati indotti all'acquisto, ma credo che oggi qualcheduno, c'è da tener conto comunque di una cosa, che per fortuna chi doveva muoversi, quindi l'ambasciatore, la Farnesina, ha fatto in tempi rapidi questa volta, perché ricordiamo che abbiamo ancora due Marò in mano al governo indiano, cioè, o meglio, uno è fisicamente lì, l'altro è qui in Italia, perché purtroppo colpito anche da un punto di vista fisico. E adesso qualcuno ha chiesto che torni in India per un processo che non si sa quando, come, se si farà. Nel frattempo buttati lì, speriamo che qualcuno voglia fare qualcosa, ma sul serio questa volta, non come le tante chiacchiere che sono state dette e come sempre mai seguite da fatti. Ancora una cosa rispetto all'Harbar, all'impazzimento della mente dell'uomo. Come diceva Giorgio Bongiovanni, l'Harbar spinge ad uccidere e ad uccidersi. Sono tantissime le persone uccise quotidianamente dalla fame o dalle armi o dall'inquinamento o dall'indifferenza, perché anche l'indifferenza uccide. Cerchiamo di non essere indifferenti rispetto ai magistrati del pool di Palermo che stanno portando avanti il processo trattativa Stato-mafia, in particolare Nino Di Matteo, che ancora è sotto minaccia di morte, naturalmente. Non è stato ancora ritrovato l'esplosivo a lui destinato, e questo è un fatto davvero preoccupante. Teniamo alta l'attenzione, non ne vogliamo più di martiri, vogliamo soltanto giudici che abbiano la possibilità
di fare il loro lavoro, che abbiano la possibilità di ripulire, di passare un colpo di pezza e spedire in galera coloro che meritano di starci, non i giornalisti come Giulietto Chiesa, che era lì semplicemente per partecipare ad una conferenza pubblica e dare il suo punto di vista. Giudice da apprezzare in vita. Sempre, da apprezzare in vita, di cui apprezzare e seguire l'opera, l'impegno naturalmente. Quindi il bomb jammer promesso da Alfano non è mai arrivato, non ne abbiamo avuto notizie. Noi siamo ancora qui a chiederlo, ma soprattutto chiediamo agli ascoltatori di essere vigili, di essere attenti a quanto accade. Non fatevi prendere dall'arbar, cercate di seguire un'alimentazione sana, di non frequentare luoghi eccessivamente inquinati, ma soprattutto di operare ogni giorno per la vita, azioni volte al mantenimento della vita e non all'azione di morte, che i nostri governatori, governanti, politicanti continuano ogni giorno ad imporci. Scusate se ho parlato troppo, vi diamo appuntamento, io e Ugo Lombardi con Rosario Moreno. Grazie Rosario della tua preziosa regia. Grazie a voi. Salutiamo Massimo Bonella che questa sera è rimasto in compagnia di Giorgio Bongiovanni. Che è un po' oscurato Massimo Bonella stasera. No, vabbè, non c'è, quindi... No, era fuori sede, quindi per questo... Era fuori per servizio, ecco. Sì, era fuori... Insomma, per servizio. Quindi ricordiamo, è direttore anche della testata online pianetaoggitv.net e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a quando, lo sai io? Oh mamma, questa è l'ultima trasmissione dell'anno. Sì, di questa stagione 2014, ultima. Oh, allora noi dobbiamo salutare e fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, a coloro che ci hanno seguiti in questa avventura per questo 2014. Vi auguriamo tanta serenità, davvero, e vi auguriamo che il Signore vi accompagni per il 2015, come chiedo accompagni tutti noi. Credo che sia la prossima, possa essere il 7 gennaio, è il giorno credo più vicino, se Rosario Moreno ci dà l'ok. E quindi non ci dovrebbero essere problemi, Ugo, per questo. Ecco, allora bisogna dare appuntamento ai nostri ascoltatori il 7 gennaio, facendo gli auguri di un sereno Natale, insomma, di una buona festività, nonostante tutto. Bene, allora noi ci ritroviamo mercoledì 7 gennaio sempre alle 18.30 su Saiuz Web Network. Grazie e auguri di cuore a tutti ancora. Arrivederci. Un saluto a voi ragazzi. Ciao Rosario. Un saluto a tutte le persone che ci ascoltano e stasera niente tandem con Massimo, tra te e Massimo. Che peccato. Recupereremo nel 2015. Benissimo. E vai con la sigla finale, come dice Saiuz. Ciao Rosario, ciao a tutti. Ciao.